siamo con Mister Danilo Fanello alla fine di questa amichevole, la prima amichevole del San Biase della nuova stagione. Mister, cosa ne pensa? Com'è andata? Vabbè, diciamo che non potevamo aspettarci granché. Nonostante ciò, quelle poche cose fatte nell'allenamento abbiamo provato, siamo sforzati di farle, e quindi questo è già una buona base di partenza. Sicuramente la condizione fisica non è ottimale perché sono solo 10 giorni di allenamento, però quello che mi fa ben sperare è la predisposizione che c'è dei ragazzi al lavoro. Beh, le gambe diciamo erano pesanti, no? Dopo i carichi dei primi giorni. Certo. Però ha avuto risposte positive, sì, quelle sì, sì. Risposte che si aspettavano? No, quelle poche c'è cose. C'è qualcosa da fare, diciamo? Da fare c'è sempre, ci sarà sempre da fare. Però come ti dicevo, quelle poche cose fatte durante l'allenamento abbiamo cercato di metterle in pratica. Per me che faccio allenatore significa tanto. La cosa positiva vista oggi, di negatività assolutamente non ne parliamo, la cosa positiva vista oggi? La cosa positiva è la ricerca continua del gioco, perché abbiamo questa caratteristica da 2 anni, da quando siedo io sulla panchina del San Biase, e anche essendo in difficoltà, perché comunque le gambe non riescono a fare quello che il cervello dice, c'è sempre quella predisposizione a cercare il gioco, il gol attraverso la giocata, e quindi questa è una buona base. Ok, propositi per il prossimo futuro? Niente, adesso pensiamo a Ferragosto, ci riposiamo domani e poi ne riparliamo venerdì. Ok, allora buon Ferragosto. Grazie.